representative of Latina County, Advocate Eleonora Della Penna, also mayor of Cisterna. Our friendly neighbor, General Falzarano and Colonel Ghiglierio from the 4th Brigade of Borgo Piave. Mr. Umberto Klinger, President of SICAM Company, and Mr. Giovanni Basile of Leonardo Company. And all the other military and civilian representatives of the institution here today. Your presence gives great value to the effort the 70th Wing put every day for the internationalization of our flying school. Together with all the actors, civilian and military of this county. And of course, you honor us with your attendance at this ceremony. Signore e signori, buongiorno. Innanzitutto permettetemi di ringraziare tutti i nostri ospiti, civili e militari, per essere qui con noi oggi per questa semplice ma significativa cerimonia. In particolare l'Avvocato Eleonora Della Penna, Presidente della Provincia di Latina, nonché Sindaco di Cisterna, i nostri vicini, il Generale Falzarano, Comandante della 4ª Brigata di Borgo Piave, il Colonnello Ghiglierio, l'Ingegnere Umberto Klinger, Presidente della SICAMB, l'Ingegnere Giovanni Basile di Leonardo Company, e tutti gli altri rappresentanti delle istituzioni civili e militari qui oggi convenuti. La vostra presenza ci onora e arricchisce la cerimonia odierna, valorizzando tutti gli sforzi profusi dal personale del 70° stormo e da tutti i nostri sostenitori esterni, in particolare per l'internazionalizzazione della nostra scuola di volo. Let me thank also all the personnel of our wing present here today. In particular, all the people that contribute to the organization of this ceremony. E desidero anche ringraziare tutto il personale del 70° stormo, qui presente oggi, e in particolare coloro che hanno lavorato per allestire ed organizzare, direi egregiamente, la cerimonia odierna. Grazie per il vostro lavoro, per il sostanziale contributo che ogni volta date per l'ottima riuscita di questi eventi, con eccezionale iniziativa, passione, disponibilità e non senza sacrifici. The graduation ceremony is the very first step for every pilot in his road to military pilot wings. It has been a great honor for all of us to have the opportunity to train these young cadets from Q8. All my staff from all the different sides of this wing did a great job in making all the different parts of the training road perfectly synchronized. And also the collaboration from the civilian part was crucial to make the State of Defense Cadet the best we could offer. So, thanks again to all the people who put their effort in the everyday work to aim and to reach always the final success. La cerimonia della consegna delle aquile di pilota d'aeroplano è il primo vero momento nella vita di un futuro pilota militare. Per tutti noi è stata sinceramente un grande onore avere l'opportunità di poter addestrare questi giovani cadetti della Forza Aerea del Kuwait. Tutto il mio staff, tutti voi qui presenti oggi, avete singolarmente contribuito nella sostanza alla buona riuscita di questa classe, senza dimenticare il fondamentale apporto fornito dalle istituzioni civili. In particolare mi riferisco alla collaborazione con la locale questura per avere i visti in regola e rendere la permanenza dei nostri ospiti la migliore che potessimo offrire. Ma ovviamente non solo questo. A questi giovani cadetti estendo le più sincere congratulazioni da parte nostra, da parte di tutti noi, per gli sforzi che hanno sostenuto durante questo addestramento e per il grande risultato che hanno raggiunto. Non è stato facile, non lo è stato per loro, non lo è stato per gli istruttori di volo, per i nostri manutentori, per tutti coloro che ogni giorno, in ogni branca dello stormo, continuano sempre a dimostrare con passione e competenza l'eccellenza italiana che rappresentiamo al meglio. Come ho detto, per i nostri allievi è soltanto il primo piccolo vero passo, ma un passo molto importante. Auguriamo a tutti loro il meglio per il proseguo verso la base di Lecce. Quello che è stato dimostrato qui fornisce senza dubbio le solide basi per un futuro ancora più ricco di soddisfazioni in ambito volativo. To you, young cadets from Q8, I present our sincere congratulations for the effort you put in the training and for the great result you achieved.
This was no easy, not for you and nor for your instructors, not for all the other people who work hard around your training, I can assure you, but you succeeded. As I said, this is just the very first step in your flying training and experience, but a very important one. You demonstrated with your attitude, with the hard work, determination, application, that the target of achieving the military pilot wings is within your reach. You are set now to proceed your training, so we wish you all the best for your next move in Lecce Air Force Base next week. Thanks for your hard work, good job, and good luck to you all. Tenente colonnello Giuseppe Urbano, comandante del 207° gruppo volo, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al secondo classificato della classe dei cadetti del Kuwait, Suleiman Sharif. The wings to the second classified of Kuwait student pilot cadet Suleiman Sharif will be pinned on instructor of the Italian Air Force and commander of the 207 squadron, Lieutenant Colonel Giuseppe Urbano. Il tenente colonnello Corrado Caucci, comandante del gruppo istruzione professionale, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al terzo classificato della classe dei cadetti del Kuwait, Jazem Amneshba. The wings to the third classified pilot cadet Jazem Amneshba will be pinned on by the commander of the pilot and training sheltering squadron, Lieutenant Colonel Corrado Caucci. Il capitano George Blanken, istruttore pilota internazionale presso la Scuola Militare dell'Aeronautica di Latina, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Youssef Al-Kayal. The wings to the Kuwaiti student pilot cadet Youssef Al-Kayal will be pinned on by the Captain George Blanken, instructor of the Royal Netherlands Air Force. Capitano Luca Bartolacci, istruttore pilota dell'aeronautica militare, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Gaid Al-Gaid. The wings to the Kuwaiti student pilot cadet Gaid Al-Gaid will be pinned on by the pilot instructor of Italian Air Force, Captain Luca Bartolacci.
Il maggiore Renato Pagnone, istruttore pilota dell'aeronautica militare, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Nawaf Al-Kashan. The wings to the Kuwaiti student pilot cadet Nawaf Al-Kashan will be pinned on by instructor pilot Major of the Italian Air Force Renato Pagnoni. Tenente colonnello Corrado Caucci, comandante del gruppo istruzione professionale, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Sultan Al-Shahab. The wings to the Kuwaiti student pilot cadet Sultan Al-Shahab will be pinned on by the commander of the pilot and instructor training squadron, Lieutenant Colonel Corrado Caucci. Il tenente colonnello Giuseppe Urbano, istruttore pilota dell'aeronautica militare nonché comandante del 207° gruppo volo, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Abdullah Al-Mekimi. The wings to the Kuwaiti student pilot cadet Abdullah Al-Mekimi will be pinned on by the pilot instructor of the Italian Air Force and commander of the 207 Squadron, Lieutenant Colonel Giuseppe Urbano. Il capitano Stefano Cimiraglia, istruttore pilota dell'aeronautica militare, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Fahad Al-Mutairi. The wings to the Kuwait student pilot cadet Fahad Al-Mutairi will be pinned on by the pilot instructor of Italian Air Force, Captain Stefano Cimiraglia. Capitano Luca Di Gregorio, istruttore pilota dell'aeronautica militare, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Nawaf Al-Mutairi. The wings to the Kuwaiti student pilot cadet Nawaf Al-Mutairi will be pinned on by the pilot instructor of the Italian Air Force, Captain Luca Di Gregorio. Il capitano Damiano Trillini, istruttore pilota dell'aeronautica militare, consegna l'aquila di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Abdulaziz Al-Katefi. The wings to the Kuwaiti student pilot cadet Abdulaziz Al-Katefi will be pinned on by the pilot instructor of the Italian Air Force, Captain Damiano Trillini.
Il capitano Massimo D'Emilia, istruttore pilota dell'aeronautica militare, consegnerà quella di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Saud al-Rashidi. The wings to the Kuwaiti student pilot cadet Saud al-Rashidi will be pinned on by the pilot instructor of Italian Air Force, Captain Massimo D'Emilia. Capitano Michele Pozzi, istruttore pilota dell'aeronautica militare, consegnerà quella di pilota d'aeroplano al cadetto del Kuwait, Badel Rajaib. The wings to the Kuwaiti student pilot cadet Badel Rajaib will be pinned on by the pilot instructor of the Italian Air Force, Captain Michele Pozzi. The 207 Squadron Commander will be now pleased to present to all graduates the T260 Bravo layout signed up by all instructor pilots. Avrà ora la consegna ai cadetti da parte del tenente colonnello Giuseppe Urbano, comandante del 207 gruppo volo, della litografia firmata da tutti gli istruttori in ricordo dei voli effettuati. Cadet Fahad Al-Otaibi. Cadet Suleiman Sharif. Cadet Jazem Al-Meshba. Cadet Youssef Al-Kayal. Cadet Gait Al-Gait. Cadet Nawaf Al-Kasham. Cadet Sultan Al-Shihab. Cadet Abdullah Al-Mekimi. Thank you.
cadet Fahad Al-Mutayri. Cadet Nawaf Al-Mutayri. Cadet Abdulaziz Al-Katefi. Cadet Saud Al-Rashidi. Cadet Badr Al-Rajaib. Luca Vitali, il comandante qui del Comani, del 70° Stormo. Ecco, una cerimonia importante che testimonia la qualità e l'elemento prezioso di questa base per l'addestramento dei voli. Ecco, 13 aquile ad altrettanti piloti del Kuwait. Sì, assolutamente, questo rispecchia il processo di internazionalizzazione del nostro aeroporto, del nostro Stormo. Negli ultimi anni abbiamo aperto le porte a tutti i paesi amici ed alleati, e questi ragazzi che oggi abbiamo graduato testimoniano l'impegno che ci stiamo mettendo e gli ottimi risultati che stanno raggiungendo. E quindi qui il Comani ha dato moltissimi brevetti da pilota negli ultimi anni, nella sua storia settantennale. Assolutamente, abbiamo dato tutti i brevetti di pilota aeroplano, tutti i piloti dell'aeronautica militare sono passati tutti di qua, anche gli astronauti, quindi abbiamo una forte tradizione. Adesso, come dicevo, avendo aperto le porte anche ai ragazzi di altri paesi, ci stiamo internazionalizzando, e quindi questa è una cosa molto importante che ci dà grandi soddisfazioni. Quindi è il primo passo per diventare grandi piloti e per... Sì, assolutamente, il primo passo, il brevetto che si prende qua da noi, il brevetto di pilota aeroplano, facciamo sul CI-260 tutta la parte acrobatica e basica dell'aeroplano che i ragazzi acquisiscono per poi passare ovviamente a degli aerei di più alte prestazioni. Adesso partiranno per la base di Lecce. E recentemente avete cambiato gli aerei, quelli vecchi sono andati in pensione. Negli ultimi anni abbiamo sostituito l'SF-260, abbiamo preso il modello aggiornato, dopodiché nell'ultimo anno abbiamo anche acquisito un nuovo velivolo, il Tecnam P-2006 bimotore, per ampliare la nostra offerta formativa per tutti i piloti dell'aeronautica. E quindi si continuerà a volare, sempre? Assolutamente, più si vola più siamo contenti. Grazie. Comandante Vincenzo Falzarano, quarta brigata telecomunicazioni Borgo Piave di Latina. Dunque questa cerimonia di consegna delle aquile a 13 allievi del Kuwait segna un'importanza. Sì, è un evento significativo nella sua semplicità, oltretutto è anche una dimostrazione delle qualità d'eccellenza che abbiamo in Italia. Che effettivamente avere degli stranieri che vengano ad addestrarsi in Italia significa che le metodologie che utilizziamo, gli strumenti che abbiamo messo in piedi, i sistemi di cui disponiamo hanno una valenza riconosciuta anche a livello internazionale. Ecco, e quindi c'è una sintonia, un intreccio tra voi e il Comani?
Sì, noi siamo vicini, collaboriamo da sempre, c'è un rapporto d'amicizia, di collaborazione molto stretta, ci diamo una mano quando serve e ovviamente siamo anche della stessa forza armata, quindi ci mancherebbe altro. Certo. E quindi si va avanti e questa scuola è importantissima. Sì, è molto importante, l'Aeronautica ci ha investito molto, quindi l'internalizzazione di questa scuola è significativa per noi, ci abbiamo investito, ci crediamo. È il punto di passaggio anche per i piloti nazionali, quindi d'ingresso, i ragazzi dell'Accademia diventano piloti qui, quindi per noi è un po' importante. Grazie, buon lavoro. Grazie.